Palla Barbuto per parlare di quello che sta accadendo alla nuova Napoli Basket. Beh, insomma, ripercorriamo un po' quello che è accaduto in quest'ultimo mese. Allora, il nuovo Napoli Basket è iscritto regolarmente al campionato di Lega 2, alla terza giornata di campionato, esattamente il 22 ottobre, viene escluso federazione, tutto a causa di un versamento della cifra di 33.000 euro che non è stata versata, almeno non è stata versata secondo la federazione entro i limiti prestabiliti. A questa cifra però, al versamento di questa cifra ci ha pensato però l'imprenditore Maurizio Balbi, che entro il 24 di ottobre ha versato questa cifra sperando appunto di rimettere le cose a posto e di recuperare la Lega 2. Purtroppo così non è accaduto, perché invece dalla federazione sostengono che il termine ultimo era il 20. Ovviamente in questa vicenda, Maurizio Balbi, in questa vicenda ci sono anche degli avvocati che sono esperti nel diritto sportivo, avvocati anche esperti proprio nella giurisprudenza generale, e sostengono effettivamente che la federazione invece ha torto, perché il termine ultimo, così come evince anche dal regolamento della federazione stessa, era il 24 di ottobre, quindi voi sareste in regola. E allora che cosa succede? Perché ancora state aspettando una risposta per disputare il campionato che vi spetterebbe di diritto? Per quello che è l'interessamento dei nostri legali, che rappresentano nel pool di avvocati sia la proprietà attuale che quello che può essere poi l'interessamento del gruppo di imprenditori che io rappresento, il punto nodale è riguardo alla decisione che dovrà essere presa dal TNAS, che è l'organo ultimo giudicante per quello che può essere la parola definitiva su questa situazione. Doveva arrivare in queste ore, se non sbaglio. Ma in realtà era una previsione quella di arrivare in questione, perché era stato impostato dal punto di vista del provvedimento sub iudice da parte del Presidente, in attesa poi di poter, secondo i termini che comunque sono molto più lunghi, trovare poi quella che è la decisione definitiva. Da quello che abbiamo capito, da quello che hanno detto ovviamente i nostri legali, si è preferito sollecitare la federazione per poter presentare le proprie memorie difensive, in modo tale che il Presidente abbia il quadro complessivo della situazione e possa esaminare direttamente il provvedimento che poi dovrebbe risultare definitivo, anche perché noi parliamo di un campionato che di fatto è iniziato, quindi si lede l'equilibrio e la regolarità del campionato, e si lede anche quello che può essere la gestione di un'azienda che di fatto è quella del Basket Napoli. Ecco, in effetti lei è l'imprenditore che ha fatto questo versamento sperando appunto, anzi forse anche nella convinzione che tutto si potesse ripristinare, potesse ritornare alla normalità. Così non è stato, ma lei rappresenta anche una cordata di imprenditori dove giustamente voi attendete delle risposte per poi eventualmente valutare la situazione e vedere se è il caso appunto di investire ancora in questa squadra, cioè se questa squadra c'è, se esiste un titolo che poi esisterà. Ovviamente voi attendete delle risposte anche in questo senso, però ci teniamo anche a chiarire un altro aspetto qui oggi, che lei non è il proprietario della nuova Napoli Basket, e appunto scongiuriamo anche tutte queste voci che invece lo vorrebbero come il proprietario. No, assolutamente, io per gli imprenditori che rappresento, io sono uno dei componenti, forse quello più giovane che rappresenta questo gruppo di persone, lo chiariamo a gran voce, il nostro interesse si è manifestato con quello che deve essere l'intervento di carattere economico immediato, perché altrimenti non saremmo qui a parlarne neanche della possibilità della presentazione del ricorso. È tutto però subordinato a quello che è l'ottenimento e l'accoglimento del ricorso stesso, perché altrimenti parleremmo di una società che in realtà è una scatola vuota, che non ha più nulla, non avendo un titolo sportivo non avrebbe ragione di essere. Penso che nessun imprenditore acquisisca una società che non ha più scopo sociale. La nostra azione è stata fatta mirata ad un processo di investimento complessivo che, come ho già detto in altre circostanze, riguarda sempre la struttura che abbiamo qui di fronte, questo monumento ai caduti che abbiamo, che non può prescindere assolutamente da quello che è il discorso squadra cestistica. Penso che nessuno sport possa prescindere da quello che sono le strutture, quindi gli impianti. Napoli è una condizione che noi conosciamo benissimo, quindi è tutto subordinato all'ottenimento della remissione della squadra. Poter pensare, così come ci hanno chiesto, ad eventuali iniziative nel caso in cui per la prossima stagione questa squadra non esista più, ad oggi mi sembra quantomeno inopportuno per un fatto di scaramanzia di equivalente napoletana, ma anche inopportuno per quello che riguarda una programmazione che andrebbe poi
a un lungo termine, perché se parlerebbe di luglio o settembre l'anno prossimo, quindi ad oggi qualsiasi promessa secondo me è inutile farla. Insomma, possiamo dire che ci troviamo di fronte ad una situazione davvero paradossale, cioè di solito si lanciano dei messaggi, degli appelli affinché degli imprenditori napoletani, poi in questo caso, perché siete quasi tutti napoletani, se non tutti napoletani, quindi si lanciano dei messaggi anche da parte delle istituzioni per salvare delle realtà sportive. In questo caso la cordata c'è, gli imprenditori ci sono, gli investimenti, insomma l'intenzione di investire c'è, però non c'è il resto. Gli imprenditori ci sono anche i regolamenti e ci sono anche le persone che li applicano o li interpretano, quindi bisogna anche saper leggere tra le righe. Probabilmente il regolamento dice una cosa che ciascuno può interpretare a suo modo. È evidente che chi ha ritenuto opportuno cancellare Napoli perché erano state commesse delle cose nel cui merito non entro, perché ripeto, preferisco sempre starne fuori, ha commesso forse una leggerezza dal punto di vista operativo, preso dall'impeto di quello che era la reazione immediata che doveva essere assunta nei confronti della società di Napoli, ed è questo poi il punto su cui noi fondiamo tutta la nostra memoria difensiva. Bisogna capire anche nelle alte sfere come se ne vuole venire fuori da questa situazione. Penso che non è solamente l'ambito sportivo che godi di alcuni equilibri anche all'interno delle federazioni, piuttosto che di enti pubblici o di istituzioni in genere. Quindi probabilmente il passaggio al TNAS potrebbe essere un passaggio obbligato, dovuto anche alla non ammissione di determinati errori commessi circa l'interpretazione e il modus operandi per cancellare Napoli. Questo è un mio personalissimo pensiero che non voglio rendere, insomma, non voglio convincere nessuno di questa cosa. Un'idea mi sono fatto io nella conoscenza legale, che non è neanche così approfondita, altrimenti non mi rivolgerei a professionisti terzi, insomma. Però questa è la mia personale idea. Il problema fondamentale è che tutto il tempo che giustamente stanno prendendo, perché stanno rispettando quelli che sono i termini previsti dalla giustizia, non fa altro che peggiorare la possibilità di portare avanti un progetto per questa stagione, perché il tempo che passa porta difficoltà di gestione di quello che può essere la rosa dei giocatori, che hanno dimostrato una professionalità che io ho detto dal primo giorno non è facile trovare in giro, dimostrazioni comunque di attaccamento ad una squadra che hanno conosciuto di fatto 2 mesi fa da parte dei dirigenti, da parte delle istituzioni che hanno comunque fatto molto per cercare di starci vicino, ma anche degli imprenditori stessi, perché noi parliamo di progettualità, ma le aziende che vogliono investire con noi hanno dei bilanci, devono rispettare delle scadenze, degli impegni, non possono stare alla finestra a guardare. Se oggi non è il Basket Napoli, domani sarà o il Palazzetto e il Mare Argento, domani sarà un'altra cosa. Le dinamiche aziendali non possono aspettare purtroppo i tempi della giustizia. Questa situazione paradossale ovviamente lede non solo al campionato, alla squadra, alla società, ma soprattutto ai tifosi, e attraverso un canale mediatico, il tuo canale mediatico, siete riusciti addirittura a sottoscrivere centinaia se non migliaia di firme per cercare di salvare appunto questa squadra. Sì, come dicevi tu, ci siamo mossi attraverso il mio sito pallacanestronapoli.it per dare un segnale che la città voleva fortemente questa riammissione di Napoli, e attraverso la raccolta di firme, ma soprattutto attraverso quella che ritengo emozionante, raccolta fondi, ci siamo tassati attraverso il mio sito, ma tanti sottoscrittori hanno contribuito in maniera libera, chi 30, chi 50, siamo arrivati a raccogliere la cifra poco superiore ai 1000 euro che anche se economicamente molto irrisoria, comunque voleva dare un segnale di rumore e di presenza della nostra città. Poi considerando anche te. Sì, assolutamente. Noi, la nostra intenzione era quella di dare la somma al futuro, quello che potrà essere proprietario della squadra, Balbi, il quale però ha molto apprezzato la nostra iniziativa e ha preferito che la nostra somma la gireremo a un Aulus che opera in Africa, che si chiama Trame Africane, quindi devolveremo questa somma in beneficenza. Ovviamente qui abbiamo anche una rappresentante della tifoseria. Come state vivendo questa attesa? Allora, noi siamo molto... ci sono 2 gruppi di tifosi. Insomma, ci siamo noi che ci siamo dati molto da fare, sostenendo anche in modo molto emotivo la squadra. Soltanto questa raccolta fondi ha quindi dato un grande supporto alla squadra, e siamo molto in attesa, siamo molto fiduciosi comunque di tutto il lavoro che stanno facendo. E ovviamente attendete che il risvolto sia positivo.
sì, assolutamente sì.